Non c'era niente, nel senso non abbiamo sbagliato tutto, ma soprattutto era sbagliato l'atteggiamento mentale, che penso che sia quella cosa più importante di tutti. Se non hai l'atteggiamento giusto, se non c'hai la concentrazione giusta, rischi di fare delle figure bruttissime, per non dire altro. Però è pure vero che poi nel secondo tempo penso che abbiamo buttato il cuore al di là dell'ostacolo, perché abbiamo fatto, penso, un miracolo vero e proprio. Spero che ci serva da lezione, perché ci sono altre quattro partite. Quindi, come ho detto anche la scorsa volta, se non hai l'atteggiamento giusto, è meglio stare a casa. Bisogna finire alla grande, e la grande significa finire cercando di fare quattro vittorie. Ecco. Fin quando sono stato lì, ho sempre dato il massimo, quello che poi cerco di dare ogni domenica. Purtroppo lì non erano, al di là, non erano calcistiche le motivazioni per cui sono andato via, quindi non sono rimpianto. Ecco, sono contento per i miei compagni, perché comunque ho un ottimo rapporto con tutti loro, quindi vederli lottare per qualcosa di importante, sono veramente contento per loro. Però a livello personale no, assolutamente no, anzi mi dispiace essere venuto e non aver, come posso dire, contribuito a fare qualcosa di magari più importante qui. Ecco, quello sì, però no, assolutamente no. Qui io ancora non ho avuto la possibilità di parlare con nessuno, però se mi venisse chiesto cosa ne penso di poter rimanere, sono assolutamente soddisfatto, ecco, di poter parlarne, per poter continuare, perché no?